È molto complicato per me parlare di questo libro. Quando Luigi ci ha parlato della volontà di voler raccogliere, ma in pochissimo tempo, devo dire la verità, quello che erano stati questi 10 anni in città attraverso fotografie, non immaginavo che il risultato sarebbe stato questo. E pensando a quello che potevo raccontarvi stasera, ho avuto davvero molta difficoltà, perché la potenza di questo libro è proprio quello che c'è all'interno, le fotografie. Però vi posso raccontare quella che è una sensazione poi stranissima che mi è venuta guardando queste fotografie. Che in realtà queste fotografie sono in grado di raccontare quello che è successo in questa città negli ultimi 10 anni. Per qualcuno come me, che ha 36 anni, 10 anni sono un pezzo importantissimo per la propria vita. E sono stati anche 10 anni di trasformazione e di consolidamento di quelli che poi sono i miei valori, e sono anche delle esperienze che mi sono rimaste dentro e che mi hanno cambiato in maniera importante. E che sono 10 anni di viaggio che ha fatto questa città, perché in 10 anni sono successe tantissime cose. E in realtà ad un certo punto mi sembra quasi di poter dire che questi 10 anni in cui Luigi ha dato l'anima in questa città e ha preso parte, come lui spesso ci raccontava, noi in alcuni momenti della nostra amministrazione, perché ho avuto il grandissimo orgoglio, il grandissimo onore di poter rappresentare questa città. Beh, ad un certo punto è come se tu ti immedesimi nella storia della città stessa, è un'emozione che è particolare da spiegare, non so se riesco a dirlo, però è quello, è come se una storia collettiva si fondesse con tutte quelle che sono poi le esperienze individuali di ognuno di noi. E questa è la forza e la potenza di questo libro, perché in effetti di questi 10 anni si racconta di come 10 anni fa, in un momento in cui la città era sola con se stessa, in cui c'era un momento di degrado e di macerie fortissimo, che non erano soltanto macerie fisiche, perché ricordiamo dei cumuli di spazzatura che coprivano il bello di Napoli, ma era anche una sorta di cumulo di macerie di quello che era anche la politica che rappresentava la città. C'era stato un momento molto scuro, molto cupo, in cui difficilmente si riusciva a vedere quelle che potevano essere le prospettive di futuro. Ed ecco che anche la conferma straordinaria della figura di Luigi a capo della città nasce da quel processo di tentativo di liberazione della città, di rimettere in piedi le proprie forze e di guardare al futuro. Io cercavo di vedere una foto, di parlare di qualcosa in particolare, ma in realtà sfogliando questo libro tutte le foto raccontano un momento, un pezzo che non solo è stato significativo per la mia vita, ma credo che sia stato significativo per la vita della città e per la vita di tutte le napoletane e napoletani. Veramente cercherò di essere brevissima e scorro velocemente. Una delle fotografie è uno dei testi che accompagna: vedi Napoli e poi muori. Io penso che il boom turistico che abbia avuto Napoli, e che è opera non soltanto del fatto che Napoli è bellissima, Napoli è bella, ma è bella non solo per quello che la gente vede, ma è bella anche per quello che tu trovi a Napoli, le emozioni, i rumori, le sensazioni, le atmosfere, gli incontri che fai a Napoli, che ti segnano in maniera inesorabile. Ecco, avere la capacità in qualche modo di innescare delle energie affinché tutto questo potesse ripartire dopo anche ovviamente un'immagine di Napoli che era sporcata, che era irrimediabilmente passata sotto quasi un aspetto di vergogna, no? Qualcuno non acquistava più i prodotti perché venivano da Napoli. C'era Napoli che era stata cancellata completamente da quelle che dovevano essere mete turistiche. La gente veniva anche in campagna, ma non scendeva a Napoli. Se scendeva utilizzava la città soltanto come punto di partenza per poi muoversi in altri luoghi. Ecco, convincere prima i napoletani e poi anche chi era fuori che questa città potesse ritornare ad essere una meta turistica, beh, io penso che questa sia veramente opera di Luigi De Magistris. E non lo dico io, lo dicono i numeri. Lo dicono non soltanto i numeri delle presenze su Napoli, ma anche su tutto quello che poi si è innescato da questo fenomeno. È tutto un meccanismo, anche su alcuni punti critico che negli ultimi anni noi abbiamo cercato in qualche modo di controllare.
c'è un pezzo, una foto in cui dice "O sindaco Setena maestro". Ecco, questa mi piace soffermarvi, perché ovviamente, no, vi dico, le allerte meteo sono una delle cose sulle quali, almeno io nella mia vita, io sono stata assessore con delega alla protezione civile. Ora, vedevo Mimmo da qualche parte, insomma, intorno. Voi dovete sapere che quando con estremo ritardo arrivava il bollettino, diciamo, che diramava l'allerta meteo, che veniva dalla regione Campania, e questo avveniva sempre in forma ufficiale, avveniva sempre diverse ore dopo la comunicazione già, diciamo, sui giornali, quindi tu lo sapevi dai giornali che stava per arrivarti l'allerta meteo, da più un momento, diciamo, di dramma catastrofico, iniziavano poi delle riunioni lunghissime, ecco qua, vedo, ma dei momenti drammatici. E ovviamente è inutile dirvi che Luigi, ogni volta che prendeva poi la fantomatica, cioè quella decisione che era aspettata da tutto il mondo, da tutto l'universo, era un momento in cui, cioè, i cellulari si bloccavano perché arrivavano chiamate, richieste di aiuto, di disperata per tutto. E poi alla fine si usciva con questa decisione. Voglio raccontare questo perché il mio ruolo qui oggi, secondo me, è raccontare questo libro, ma raccontare anche le proprie difficoltà. Non sappiamo cosa dire. Le difficoltà immense nelle quali ci siamo ritrovati, perché il cambiamento climatico, di cui si parla tanto, ha un impatto reale, e gli enti locali, cioè i comuni, si sono ritrovati anche a dover dirimere a volte alcune cose che tecnicamente avessi bisogno di un meteorologo, di qualcuno, diciamo, di... Però c'è un'immagine su un'allerta che poi alla fine avevamo beccato in maniera seria, cioè almeno l'allerta che ci avevano comunicato non era gravissima, però dalle verifiche che avevamo fatto sapevamo che il giorno dopo ci sarebbe stato un vento spaventoso. E la sera Luigi dice: noi domani le scuole le chiudiamo. È inutile dirvi che arrivarono centinaia, perché arrivavano una parte di studenti proprio con momenti di gioia e dei messaggi bellissimi che ti avevano sperare nel futuro, altri messaggi drammatici. E in uno Luigi decise proprio, insomma, di rispondere dicendo: allora che facciamo? I bambini li portiamo a Palazzo San Giacomo? Luigi disse: liberare tutto, perché noi i bambini li accogliamo a Palazzo San Giacomo. Se le mamme non sanno domani dove portare i bambini, li portiamo a Palazzo San Giacomo. Li guarda il sindaco. Poi vi racconto soltanto a te le cose, perché poi effettivamente mi fermo, perché sennò sono... Lo facciamo, allora mi fermo davvero, però raccontare una cosa. Ad un certo punto Luigi decide di affidarmi una delle deleghe, secondo me, più complesse e complicate, che era la delega al bilancio. Ora, per una persona, per una ragazza, diciamo, che crede fortemente nello Stato, e crede fortemente ovviamente in tutto ciò che deve rappresentare lo Stato, è stato un momento drammatico, perché la battaglia che ha portato questa città, la battaglia che ha portato Luigi sul debito ingiusto e su tutti i tagli e su tutto quello che è avvenuto negli ultimi 10 anni, perché questi 10 anni sono stati anche 10 anni di trasformazione amministrativa, 10 anni di riforme mancate, 10 anni veramente di buchi sotto al punto di vista del supporto agli enti di prossimità. E questo ci ha comportato spesso a fare delle scelte drammatiche, dove ogni volta, quando tu hai un ruolo di grande responsabilità e sai che ci sono delle persone che si fidano di te e devi rappresentarle, l'idea di non poter dare tutto ciò che tu potevi e dovevi dare ti lacera, ti fa credere che quelle istituzioni non hanno più valore. E invece, credetemi, io ringrazio davvero Luigi, perché Luigi ha deciso di puntare su giovani. Vedo qui anche il mio ex collega Luigi Pelaco che è seduto lì. Ci siamo ritrovati nella pandemia, ci siamo ritrovati in condizioni davvero complicate di dover gestire la città. Però abbiamo avuto una grande guida, perché ogni volta che c'era una grande difficoltà, grande, e c'era anche la contraddizione forte di non sentirti, ti sentivi male perché tu dovevi... Eri lo Stato, ma ti rendevi conto che lo Stato non c'era, e quella era la cosa che ti faceva più male. Luigi ci sorrideva e ci diceva: fatelo col sorriso, ricordatevi sempre che noi puntiamo alla Costituzione, e quello che noi dobbiamo dare alla città, dobbiamo trovare un modo per farlo, qualunque sia la strada, anche complicata. E quindi io ringrazio Luigi per questo libro, lo ringrazio perché in questo libro c'è davvero un lavoro collettivo, c'è una storia collettiva, e penso davvero che la strada da fare sia ancora tanta. Quindi grazie.
Grazie Rosaria, mi è piaciuto incominciare così con una testimonianza dall'interno. Chi più di te poteva farlo, lo farà dopo il sindaco in prima persona. Io invece penso che uno dei titoli che lo rappresenti di più e che nel libro non c'è sia, lo abbiamo ripetuto come un mantra, che hai fritto il pesce con l'acqua, lo dicevi prima, che appunto soldi non ce n'erano e tutto diventava difficilissimo e impossibile. Passiamo alle emozioni con Rosaria De Cicco. Rosaria ti ha sostenuto tantissimo nella campagna elettorale, è stata veramente una presenza insieme con Maurizio, è una presenza di... No, ma io l'ho proprio scelto, l'ho proprio scelto, sono andata nell'ufficio piccolino a piazza a Via Roma, c'erano il sindaco, il futuro sindaco Claudio e una della sua segretaria storica, e io ho detto no, io voglio stare con te. Poi io sono uscita e lui è uscito con la cartellina sotto braccio rossa a diventare sindaco di Napoli. Allora una cosa che mi ha colpito è che una signora dice, gli ha detto grazie per aver messo Napoli un'altra volta sulla cartina geografica. Questa cosa racchiude tutto, anche molte delle parole che giustamente ha detto Rosaria. Cioè è questo che ha fatto Luigi De Magistris, ha rimesso Napoli sulla cartina geografica, sì, ma leggendo molto altro. E secondo me, mi ricollego a quello che ha detto Rosaria, dall'interno giustamente, è giusto raccontare, perché la gente si scorda, la gente dimentica, oppure ricorda male, e quindi è bello ricordarli questi 10 anni intensi, faticosissimi. Li ricordiamo attraverso delle foto, un libro fotografico ha delle foto patinate in genere, no? Invece no, queste sono foto vere, sono foto di cronaca, no? Che ci raccontano insieme con quei brevi scritti, quegli eventi. Molti di quegli eventi io c'ero, molti di noi c'erano, quindi noi riconosciamo attraverso quelle foto tutto quello che è successo. Però certe cose, per esempio, molte cose io le sapevo, ma per esempio alcune cose, come quello che è successo dietro le quinte, tra virgolette, del funerale di Pino Daniele, tutto il casino tra l'arcivescovo, cioè appunto tra il cardinale e il sacerdote che era stato delegato dalla famiglia di Pino Daniele a celebrare il funerale, per esempio tante cose non si sapevano, che quindi stava per annullarsi questo funerale a Piazza Plebiscito con migliaia di persone. Lo scontro con la direzione generale per mantenere le scuole aperte contro ogni possibilità, e soprattutto il coniare delle espressioni che sono diventate praticamente gergo comune, il lungomare liberato è diventato per tanti anni uno dei nostri mantra, e io per esempio non sapevo che non era nel tuo programma elettorale, e che è diventato in seguito ad una manifestazione un'esigenza, l'allerta meteo di cui abbiamo già parlato, il bene comune è diventato una nostra concezione, per la quale mentre prima il comune dava un bene, uno spazio, un edificio in cambio di soldi, no, per noi no, ormai ci sono, non lo sono, sono beni che sono stati dati, regalati alla città, Santa Fede Liberata e tanti altri, ma quando c'era prima questo tipo di mentalità? E poi una cosa per tutte, quella che più di tutte ricordo e che ha come dire, conciliato ancora di più Luigi con la città, è stata l'esperienza di sindaco di strada. Quella è quella che mi ha colpito e che tra l'altro nell'altro libro la signora Assunta da me creata ha raccontato dal punto di vista del popolo. Voglio solo leggere questa piccola cosa sul sindaco di strada. Fu il popolo a decidere che cosa dovesse accadere. I cittadini potevano fischiarmi, allontanarmi, sbeffeggiarli, mostrarsi indifferenti, e invece alla mia prima uscita ci furono applausi, grida, Gigino non mollare, vai avanti, sei tutti noi, abbracci, pacche sulle spalle, sorrisi. E così nelle ore successive e nei giorni a venire il popolo si strinse attorno a me. È vero,
Anche chi non mi aveva votato e chi non condivideva il mio operato da amministratore mi esortava a non mollare. Ti hanno fatto una porcheria, devi governare. Non ti voteremo perché non condividiamo il tuo operato, ma sei una persona per bene. In quei giorni ho capito quanta potenza ha il popolo quando scrive la storia. Avevo tutti i poteri contro, come sempre è stato. E il popolo che mi sosteneva era debolissimo, ma nello stesso tempo fortissimo. E questo è stato un momento fondamentale proprio per la città, per noi. Quando mai, ecco, il sindaco di strada è un'altra frase che è diventata per noi un frasario comune. E poi ci sono stati due eventi che racconta, che sono stati per me tra i più importanti: la storia dell'ABC, cioè l'unica città che ha rispettato il referendum per l'acqua, e la faccenda, purtroppo, che pesa come una lacerazione nei nostri cuori, la faccenda della Whirlpool. E concludo, insomma, comunque, da questo ricapitolare, no? Tra immagini e parole, viene fuori un governo che è sempre stato dalla parte della gente, con tutti gli errori, che è un pazzo, come lui, non lo dico io, tu lo dici più volte che sei pazzo nel libro, quindi non lo dici, te lo dice anche tua moglie Maria Teresa quando gli hai annunciato io voglio diventare sindaco di Napoli, lei ha confermato la tua follia, quindi, però sempre con un'immagine di una Napoli aperta alla gente, aperta alla comunità, senza una lira, sempre sotto attacco, lo si dice, no, che poiché c'è questa identificazione della città col sindaco, qualunque cosa succede è colpa del sindaco, no? Però con Luigi è stato più colpa ancora, non si capisce perché, sempre a lottare contro il debito ingiusto, questo debito che chissà perché adesso improvvisamente, poiché diciamo questa città politicamente, lo dico, non è una mia opinione personale, si sta, come dire, amalgamando un po' con i poteri forti, improvvisamente arrivano i soldi che pagheremo noi. E poi mi ha colpito una cosa, lui se ne è scappato da Lugano, perché Lugano era troppo perfetta. Ti capisco, Luigi, perché pure io avevo un fidanzato a Lugano e me ne sono scappata pure io, non ce la faceva, ma anch'io. Conia è il termine che mi è piaciuto moltissimo, Napoli terenzizzata, e mi piace troppo assai questa cosa. Nelle foto spesso lui sta col pugno chiuso, un'immagine che non vediamo più, che mi ricorda i miei tempi di ragazze, i tempi di ragazzi di chissà quanti di voi, con questo pugno chiuso e viva Dio. E poi lo vediamo che canta in mezzo alla gente, che ogni manifestazione, politica e non, lui sta lì, in mezzo alla gente e canta. E adesso mi viene da chiedere, adesso che succede? E concludo dicendo che ha ragione Valeria Parrella, Luigi, nell'introduzione, quando dice che la città e il sindaco sono simbionti, vivono in simbiosi, l'uno si identifica con l'altro, a Napoli di più, con De Magistris di più. Pochi giorni dopo essere stato eletto al primo mandato ci trovammo insieme ad un concerto di Renzo Arbore, di cui io sono una devota, vicino Napoli, ci trovammo seduti vicini e Luigi, commosso, guardava le foto, quelle sì, quelle oleografiche di Napoli, e mi disse: mi sembra impossibile che io sia il sindaco di questa città. Luigi, senza retorica, a me sembra impossibile che tu non lo sia più. Ti faccio rispondere per ultimo a tutto, così prendi il tuo tempo e sentiamo Maurizio. Una cosa che volevo sottolineare è una dedica, la dedica del libro, lui scrive semplicemente alla mia famiglia. Quanto è costato alla tua famiglia vederti come sindaco? E nella tua attività pochissimo ci sarai stato a casa, e dopo ci racconterai anche questo. Maurizio, tocca a te. Sì, io, buonasera a tutti. Ho letto due volte consecutivamente questo libro, e l'ho letto con due crescenti sentimenti: tenerezza e rabbia. Molta tenerezza, perché è una raccolta, è un album di fotografie, e le fotografie non sono le fotografie, ma sono i testi.
è un album di fotografie dell'emozione, del cuore, no? Di una persona che ha fatto una cosa così importante, ha ricoperto un ruolo così, senza mai dimenticare l'emozione, senza mai dimenticare la passione, senza mai dimenticare i sentimenti. E allora è una raccolta, dico una parola che per la vita precedente di Luigi è particolarmente invisa, ma che dà l'idea, una raccolta di pizzini. Sapete quelli, i post-it che uno di volta in volta scrive appuntandosi qualcosa e attaccandola magari sulla scrivania, sulla libreria o dovunque. Una raccolta di pizzini in cui, in maniera frammentaria, come forzatamente è questa attività e come forzatamente lo è in questa città, uno man mano raccoglie, man mano mette da parte fasci di luce, flash, come sono le fotografie che poi accompagnano. Dopo la prima lettura io mi sono convinto che solo questo può essere una raccolta di memorie. Avesse scritto proprio un saggio organico, non sarebbe stato realistico. Avesse scritto un testo lungo, come è stato Attacco al PM, che è il libro precedente di Luigi, che io ho avuto l'orgoglio di presentare, anche di sostenere con una prefazione. Quello era un problema personale, quindi c'era una teoria da esprimere, un discorso da fare. Questo no, questo è una raccolta di fotografie che sono le fotografie quotidiane. Lavoro bellissimo, quello fotografico fatto, e voglio ricordarlo, sostanzialmente da Velia Cammarano e da Gigi Valentino, che sono gli autori della maggior parte delle fotografie, sì, della maggior parte delle fotografie che sono qui. E raccolgo anche con dolcezza i ricordi di Rosaria, quelli di Mimmo che incombe su di noi come una minaccia, e di Claudio e di Maria Teresa, e tutti i ricordi di coloro che hanno partecipato a questa esperienza dall'interno. Rabbia, affianco alla tenerezza la rabbia. Allora, questa è una città che ha due problemi fondamentali nella narrazione di se stessa. Migliaia di problemi dal punto di vista civile, dal punto di vista sociale, dal punto di vista criminale, e da migliaia di punti di vista che potrei elencare, ma due dal punto di vista della narrazione: l'identità e la memoria. Questa è una città sulla cui identità, sulla composizione della cui identità, noi continuiamo a battere la testa in faccia a un muro. Appena raccogliamo un elemento che riteniamo identitario, questo elemento diventa uno stereotipo, e quindi contro questo elemento si alza la metà dei napoletani. La memoria, noi dimentichiamo. Guardate che è un fatto strutturale, non è un fatto di questi anni. Nella nostra lingua non esiste il participio, non esiste il passato remoto, esiste solo il passato prossimo. Io l'anno passato sono stata, io l'anno passato ho già fatto questa. Guardate che i siciliani sono il contrario. Stamattina andai, c'è un motivo, noi dimentichiamo, abbiamo come il bisogno di dimenticare, abbiamo come la necessità di vivere in un presente, nemmeno il futuro abbiamo noi. Il futuro è un'astrazione, è una cosa letteraria. L'anno che viene vaca, non l'anno che viene andrò. Noi abbiamo una natura semantica calata nel presente. È una dannazione, è una condanna. Noi non ricordiamo. E allora non ricordiamo la condizione terribile di questa città 12 anni fa. 12 anni fa questa città era al punto definitivo. E qualcuno ce l'aveva portata. Qualcuno ce l'aveva portata con decenni di situazioni. Non solo eravamo al punto più basso della nostra storia, ma con l'utilizzo di risorse che non erano nostre e che quelle sì ancora paghiamo. Io l'ho fatto per 10 anni e lo faccio ancora. Ogni volta che
l'assenza di memoria comporta un discorso assolutamente ottuso di denigrazione. Ancora adesso io dico, ragazzi, ma andatevi a prendere le prime pagine dei giornali, non è che vi dico andate a scavare nella memoria dei padri, prendetevi le prime pagine dei giornali di questa città 12 anni fa. Questa città chiude il decennio pre-pandemico con una serie di shock orizzontali, non da poco, perché ricordiamoci che quando Luigi diventa sindaco sono solo 9 anni dalle Torri Gemelle, la gente ha ancora paura di viaggiare, c'è stata la recessione, c'è stata la grande crisi economica, c'è stato l'euro, 1 a 1000 lire, non 1 a 2000 lire, no? Ricordiamocelo questo. Quegli anni hanno portato questa città a essere l'unica con un incremento a due cifre del turismo. E ancora capiamo di questo. La memoria. L'anno passato sono stata. Questo è un crimine. È un crimine storico. Semplicemente. Io non voglio manco dire... capisco e concordo anche il discorso dei contatti, dei poteri, della contiguità, del farsi dire sì, del farsi dire no, della capacità di alzare un telefono e chiamare, purché si faccia il bene di questa città, va bene, ma giudicare considerando questo è sbagliato, perché se io piglio Leclerc e gli do un taxi, Leclerc, campione, non lo vince, non parte nemmeno, non so se mi spiego, il che non leva valore a Leclerc, ovviamente, o sbaglio. Quindi il problema dell'analisi, ecco perché la rabbia insieme alla tenerezza. La tenerezza per un'esperienza straordinaria, io ho avuto la fortuna di mettermi a disposizione del migliore assessore alla cultura che questa città abbia mai avuto nella sua storia. E lo dico con... lo dico con l'orgoglio assoluto, è un uomo che è riuscito a convogliare attorno a sé, e scusate se mi commuove l'idea, perché mi commuove, le forze belle della cultura di questa città senza tirare fuori un euro, senza tirare fuori una, senza avere vergogna di chiedere, come un piacere personale. E abbiamo fatto cose bellissime, in una città che attualmente l'assessore alla cultura non ce l'ha, e in una regione che attualmente l'assessore alla cultura non ce l'ha, una regione che è un viceregno in questo momento, di cui Napoli non è la capitale, di cui Napoli non è la capitale. Allora ecco la rabbia, scusatemi se ne parlo in questa maniera, perché tanta tenerezza per il lavoro che è stato fatto, rabbia anche per il lavoro che poteva essere fatto ancora e che purtroppo una composizione consiliare non ha consentito di fare, che purtroppo un'assenza di risorse non ha consentito di fare, che purtroppo l'istanza interna di una maggioranza contrapposta non ha consentito di fare. Ma se avessimo potuto continuare col lavoro che avevamo cominciato a fare, sarebbe stato costruito un pezzo di identità di questa città. La città ha ritrovato l'orgoglio, è vero, Luigi lo dice, io sono d'accordo, ma l'orgoglio non è identità, l'orgoglio si perde, basta avere un paio di sputi in faccia e l'orgoglio lo perdi. Se questa città riesce a mantenere, a fare di questo orgoglio un pezzo di identità, e questo libro è importante perché questo album di fotografie del cuore rimane, non si perde. I libri servono a questo, non io, a costruire la memoria, che sennò i libri non servono a niente. Facciamo in modo che questo libro serva, conserviamocelo, perché è anche l'album delle fotografie del cuore nostro. Quando mi chiedono com'è Maurizio De Giovanni, tu lo conosci? E io dico com'è? È questo Maurizio De Giovanni, grazie, veramente hai usato delle parole meravigliose.
mi hai preceduto nel ringraziare Nino Daniele per tutto quello che ha fatto. Siamo in una piazza a fare cultura e l'abbiamo potuto fare, tante cose con Io Ci Sto abbiamo potuto fare grazie a Nino, quindi davvero il mio cuore è con lui. Allora sindaco, la parola aspetta a te, voglio dire soltanto una cosa, ti ho incontrato per la strada qualche settimana fa, poi non mi ricordo, insomma l'ho raccontata questa cosa e mi hanno chiesto com'era, come stava, e io ho detto stava benissimo, un ragazzino. Cioè, da quando non sei sindaco di Napoli hai perso un poco di quel... eri tutto tirato, insomma, si vedeva che era veramente, è stata veramente una galoppata incredibile. Grazie. Allora, buonasera, grazie di essere qui con Rischio Pioggia. Vabbè, dovrei ringraziare tanti e vi ringrazio davvero tutte e tutti, in particolare Io Ci Sto, per questa scommessa di cultura che abbiamo sostenuto, che va difesa e implementata. Grazie alle relatrici, a Maurizio, che ha fatto un intervento molto bello, e lo ringrazio anche per la critica che costruttiva quando era necessaria, l'affetto, l'accompagnamento con Nino. Rosaria, nella parte importante del mio mandato, ho avuto metà assessori giovani, anche con dei rischi. Puntare sui giovani è bello ed è rischioso. Oggi qua magari ci stanno anche alcuni errori che ho fatto, sicuramente alcune scelte non sempre poi sono state quelle giuste, no? C'è il tema sull'assessorato alla cultura che ha posto Maurizio, qua c'è Nino che saluto e mi fa piacere che è venuto, come io sono andato alla presentazione del suo libro, c'è Carmine, c'è Rosaria che mi ha accompagnato dall'inizio. Guardate che non è facile. Lo sapete, iniziamo a parlare con i Vacchioni. Non ancora. Dai. Lo so che non è facile accompagnarmi, perché come disse una volta Michele Santoro quando faceva il magistrato, accompagnarsi a De Magistris è dinamite. Io penso dinamite di vita, ma non è semplice perché ti schieri. Io non sono grigio, non sono neutrale. Quindi chi mi ha anche scelto, come Rosaria, come tante che stanno qua e tanti che stanno qua, hanno rischiato. Non è un libro autocelebrativo, non è un libro in cui racconto i 10 anni di sindaco, ci voleva un'enciclopedia, non c'è l'esaltazione, ci sono 85 foto e 51 piccoli episodi, pillole, emozioni, passione, sguardi, tristezza, amarezza, gioia. Io penso che se lo vedrete, se lo comprate, se qualcuno ve lo presta, vi riconoscerete. Vi riconoscerete nei momenti di gioia, nei momenti di difficoltà, nei momenti di rabbia, nei momenti di tenerezza. All'apice, scusate, mi metto i bambini, anche perché il mio amore per i bambini è stato disinteressato. I bambini non votano. Io sono stato in tutte le scuole di Napoli, li ho ascoltati, mi sono confrontato con loro, ho avuto pazienza, li ho profondamente amati e non li ho mai giudicati. In questo libro si trovano momenti difficili, tu dici io ti ho visto tirato, ma sai, fare il sindaco di una città complessa, senza soldi, con tutti i partiti all'opposizione, con i giornali che non mi aiutavano, De Luca apro e chiudo una parentesi e la chiudo immediatamente, i governi nazionali li ho avuti tutti e devo dire mai nessuno ci ha sostenuto, e insomma è chiaro che non è stata una passeggiata, però è stata l'esperienza più bella della mia vita sul piano politico. Cioè non mi sarei mai immaginato nella vita di poter fare un giorno il sindaco di Napoli, il sindaco nella città in cui sono nato, la città in cui ho deciso di vivere, la città anarchica con sete di giustizia, la città dove sono tutti sindaci e allenatori, dove bastava che passava un asino e cadeva su Napoli la colpa era del sindaco. Avete citato l'allerta meteo. Vi vorrei però citare qualche episodio, perché c'è anche tanto umorismo, c'è anche tanta difficoltà e c'è tante decisioni che bisogna prendere in un attimo. I funerali, se ce la faccio col tempo, se no mi fermo, perché stiamo venendo all'ansia che... I funerali, vabbè, tante acqua pubblica, quindi ci serve anche più. I funerali di Pino Daniele. Funerali di Pino Daniele, secondo me è l'episodio che lo voglio raccontare perché dimostra la potenza del popolo quando il popolo vuole fare una cosa. Io alle 10 del mattino seppi che potevamo fare il funerale a Napoli,
perché la salma era stata sequestrata dall'autorità giudiziaria, c'era una denuncia dei familiari, il funerale si faceva a Roma, però si doveva fare anche a Napoli, non si poteva non fare il funerale di Pino a Napoli. La sera prima c'era stato il flash mob con decine di migliaia di persone, alle 10 del mattino ricevo la telefonata da Roma, si può fare il funerale. Chiamo il mio capo di gabinetto, dico stasera alle 19 facciamo il funerale di Pino Danieli in piazza Prepuscito. Dice, ma tu stai fuori? Come facciamo? Sono le 10, come facciamo alle 19 il funerale? Non mi interessa. Alle 19 in piazza si deve fare il funerale. Allora si recano innanzitutto dal parroco di San Francesco di Paolo a piazza Plebiscito. Il parroco dice, va bene, non ci sono problemi, lo facciamo in chiesa alle 19. No, parroco, forse lei non ha capito. In chiesa entrano 2000 persone, un funerale si andava in piazza, stanno 300.000 persone, e in piazza non si può fare. Allora, guarda, chiamiamo un attimo il sindaco, mi chiamano Mimmo Zoccoli, il capo del cerimoniale, il mio capo di gabinetto, ho detto guardate, dite al parroco che se non lo vuole fare, celebro una messa laica in piazza Plebiscito, lo faccio lì. Allora il parroco dice, com'è possibile la messa laica? Chiamiamo il cardinale. Il cardinale, lo dico in breve, il cardinale dice va bene, però lo devo celebrare io, perché io sono il cardinale di Napoli, devo celebrare, e ho detto, cioè, ci mancherebbe altro, eminenza. Lei lo celebra, io sapevo che però c'era un problema. Ve lo dico dopo. Nel frattempo, tutta la macchina organizzativa perfetta, che se avevamo 6 mesi a disposizione sarebbe stato, non dico un fallimento, ma sicuramente avremmo avuto un sacco di problemi, no? Quindi funzionava la Croce Rossa, la Protezione Civile, la Polizia Municipale, la Polizia di Stato, i Carabinieri, Napoli Servizi, il Service, gli altoparlanti, ASIA, tutto perfetto, perfetto. Ma c'era un problema. Che il figlio di Pino Daniele, Alessandro, ci aveva detto si può fare, però la messa la deve celebrare padre Renzo, che era il padre di Pino, il parroco di Pino, padre spirituale. Quindi non si poteva fare la messa col cardinale. Però io pensavo che questo tema alla fine si risolveva, perché il funerale, 300.000 persone in piazza, ve lo ricordate, tutti con i cellulari accesi, tutti ad aspettare, tutto pronto. Io mi ero andato a posizionare, leggera pioggerellina, come sta accadendo adesso, tutto pronto e campana suonava, non arrivava nessuno. Io incominciai, che sono uno puntuale, ma è possibile, non entrano. Arriva immediatamente il dottore Zoccoli a chiamare, sindaco dovete correre, c'è un problema, un figlio Pino Daniele si può buttare la salma indietro. Cioè io arrivo là e vedo questa scena, il questore, il comandante provinciale, il comandante della polizia municipale, tutti agitatissimi. A un certo punto il cardinale, come arrivo dietro, vedevo il figlio di Pino Daniele, il cardinale con quegli arnesi che c'ha il cardinale nelle cerimonie, che sbatteva, sono io l'autorità religiosa, senza di me non si fa nulla. Il figlio di Pino Daniele dà ordine alla vigilanza, portate papà a Roma un'altra volta. Cioè tu maronna mia, 300.000 persone, e campana che suonava, Ario Gerellini, il cardinale. Capisco e intuisco che in quel momento la persona saggia che avevo conosciuto era padre Renzo, toscano. Vado da padre Renzo, dico Renzo, ma risolvere un problema. Cioè io e te dobbiamo risolvere il problema. Io vado dal cardinale e tu vai da Alessandro. Troviamo un equilibrio. Secondo me facciamo così, il cardinale celebra e Renzo chiude. Va bene. Quindi lui va dal figlio e lo convince, io vado dal cardinale. A salma, con un quarto d'ora di ritardo, e mai nessuno aveva capito come mai ci fu quel quarto d'ora di ritardo, noi riuscimmo a salvare il funerale. Questo ve lo racconto perché la mediazione non è una cosa scontata. Cioè mediare in un conflitto in una città come Napoli significa scendere quando c'è gente che contesta sotto il palazzo e non sai come va a finire. Cioè il conflitto e la mediazione non è che hanno un risultato scontato. Vai, ascolti, ti prendi le critiche, ti prendi contestazioni, provi a risolvere. Quando morì Davide Bifolco, un ragazzo di 16 anni ammazzato da un carabiniere perché non si era fermato a un posto di blocco col motorino, il carabiniere è convinto che era un latitante, lo insegue a Rione Traiano, spara, il ragazzo muore. Vi ricorderete che in quei giorni la città era divisa, i giornali ci dovevano far scegliere se stavi con i carabinieri o stavi con il ragazzo. C'era una rivolta popolare, Davide vittima dei carabinieri, i carabinieri sono tutti cattivi, secondo quell'interpretazione.
dall'altro il ragazzo era colpevole, chi lo sa che aveva fatto, dobbiamo stare per forza dai carabinieri. E la gente mi chiedeva, io mi chiedevo, che cosa faccio per evitare il conflitto tra i carabinieri, lo Stato e una famiglia, un quartiere popolare e un ragazzo che è morto, di cui sicuramente è vittima. Oggi c'è un processo, quindi qua io no, nel libro non è che descrivo un processo, c'è un fatto, un ragazzo di 16 anni. Decido il pomeriggio per la mattina successiva di andare a casa della famiglia, nel basso del Rione Traiano. Mi prendo l'indirizzo, mi consulto col questore, il questore mi dice non andare, il padre è pregiudicato, il fratello ha gli arresti domiciliari, fuori c'è gente inferocita, va in quella casa, non sai che succede. Io ovviamente ho ascoltato il consiglio del questore, la mattina sono andato a casa di Davide Di Fulco. Sono entrato, il basso, attorno c'era gente effettivamente inferocita, c'era anche gente assolutamente non proprio raccomandabile, mi sono fiondato da solo, io tenevo la tutela come ce l'ho adesso, come ce l'avevo da magistrato, è rimasta fuori, sono entrato da solo. C'era il padre, il fratello, la madre, c'era gente che io in quel momento hanno visto il Luigi De Magistris spostato. Quindi per 2 ore c'è stato il processo a De Magistris. Perché i carabinieri hanno ammazzato mio figlio, perché lo Stato è ingiusto, perché qua non funziona niente, perché non si può morire a 16 anni in questo... Mi sono preso tutto. Alla fine, sempre per farla rapida, questa storia com'è finita? È finita che siamo riusciti a convincere la famiglia a cercare verità e giustizia non in modo popolare ma nelle aule di giustizia, e quindi affidarsi a un avvocato, andare in procura e avere fiducia nella magistratura. Il padre ha costituito insieme ai ragazzi dei centri sociali di Rione Traiano e Soccavo, hanno fatto la fondazione per i ragazzi a rischio del dopo scuola. Ma la frase più bella, che quello rientra nella vita di un sindaco, nella vita di uno che prima che sindaco è un essere umano, quando il padre prima mi ha fatto fare una risata, perché è tipo Paggia, dice una cosa, sindaco, gli sono un grande mariolo, ma a Napoli non ne faccio furto, e faccio una davanti. Ma zitta, questo non è che vi esime dall'essere una persona che fa delle cose che non si devono fare, ma la cosa più bella, ma veramente più bella, che vi dà la cifra di come noi dobbiamo stare, soprattutto chi ricopre incarichi istituzionali, non nel salotto comodo, ma stare nel luogo in cui c'è il disagio, in cui c'è la devianza, in cui ci può stare il crimine, in cui c'è gente che non ha mai avuto magari qualcuno che gli ha raccontato se esiste un'alternativa. Quando il padre mi disse, sindaco, io non mi posso mai scordare che in quei giorni siete venuto voi e è venuto gente malamente, e voi mi avete fatto scegliere da che parte stare. Guardate, questo è una roba che vale tanto, perché in questa città, ma che ci vuole a giudicare un bambino che ha sbagliato? È certo che se un ragazzo di 12 anni si mette su un motorino e fa una stesa, è sbagliato, ma ci vogliamo chiedere se questo bambino di 12 anni lo possiamo recuperare? O gli vogliamo buttare la chiave per sempre? Ci vogliamo chiedere se per caso questo bambino gioca a mezzanotte a pallone nella galleria Umberto perché c'ha il padre ammazzato e la madre in galera e che magari nessuno si occupa di questo bambino? Vogliamo provare a vedere che si possono fare mediazioni anche con i bambini? Santa Brigida, pizzeria, mezzanotte, stiamo con quella faccia tirata di cui hai parlato tu prima, stanco, afflitto, preoccupato, entro in questa pizzeria, tenevo fame, mi siedo, sta per arrivare a pizza, stavo col mio collaboratore, questi ragazzini di 10 anni che sbattevano violentemente le mani vicino al vetro. Cicino, sindaco, Cicino, gli ho detto entrate dentro. Ho pizzeriato, ho detto come entrate dentro? Sono forse, entra dentro. Ci siamo messi a parlare, me li sono tenuti sulle ginocchia, abbiamo discusso a lungo qual era il problema, che dovevo parlare con la polizia che non li faceva giocare a pallone a mezzanotte nella galleria Umberto. E io sono detto, guardate, non è possibile. Poi gli ho chiesto, ma voi perché state a mezzanotte? Da dove venite? Quartieri spagnoli, pallonetto Santa Lucia, dove sta tua madre? E mamma non c'è. Dove sta papà? Papà sta in galera. Ma tieni una sorella e non lo so dove sta. Mi sono messo a parlare e ho trovato la mediazione. Vi faccio giocare a pallone a piazza municipio, non troppo fino a tardi. Quello mi ha detto, ma la polizia municipale ci caccia? Ho detto, no, con la polizia municipale ci posso parlare.
voi state a Piazza Munici, giocate in maniera più tranquilla. Si sono messi a giocare a Piazza Municipio, in cambio hanno chiesto di impegnarmi per un piccolo campetto ai quartieri spagnoli, che poi con l'assessore allo sport abbiamo anche realizzato, e motivarli. Il ragazzino a Piazza Mercato, quando abbiamo restaurato con l'assessore episcopo che sta là, che ci guarda, la fontana a Piazza Mercato, un ragazzino è arrivato vicino e ha detto: mo venite voi e scassano una tavola da fontana, hai da mettere una guardia. E posso mai mettere una guardia a ogni fontano, a ogni piazza, a ogni cosa che aggiustiamo? Ho detto: ma perché non la guardi tu? La guardo io. E che posso dire io che guardo la fontana se viene qualcuno? Ho detto: tu dici che sei il guardiano della fontana e che io ti ho nominato guardiano della fontana. Ti metti con gli amici tuoi e fai il guardiano della fontana. Dopo qualche giorno, guardate, non è una barzelletta, un nostro militante stava a Piazza Mercato, mi manda un video di un litigio tra sti guaiuni e altri guaiuni, perché quelli erano saliti sulla fontana e quelli ci hanno detto: noi siamo i guardiani della fontana, dovete andare. E chi ne diceva: ma come mai siete guardiani? E il sindaco ci ha nominato guardiani. E quello che lei diceva dei beni comuni: se tu fai partecipare i cittadini alla cura, come questa scala viene difesa, perché diventa il luogo in cui si fa cultura, il luogo in cui si pia l'acqua, in cui l'acqua è pubblica e l'acqua non può essere in mano alle multinazionali, non si può fare profitto, l'acqua deve essere di tutti. E mi fermo qua, vuol dire che dovevamo fermarci sull'acqua, ci saranno altre occasioni per parlare. Grazie di essere venuti, grazie, grazie a tutti. E amiamo Napoli a prescindere, indipendentemente di chi è il sindaco, Napoli va sempre amata, grazie. Di sindaco con le copie, il firmacopie. Grazie di aver resistito anche alla pioggia, di essere venuti. Volevo aggiungere, l'avrei fatto durante il mio intervento all'esterno, anche il ringraziamento per questo libro, perché è tutto napoletano. Sì, anche la cioè, casa di Cristo, cioè, io ci sto napoletana, noi napoletani, Valeria Parrilla napoletana, l'introduzione di Valeria e la casa editrice che ho scelto, Marotta e Cafiero di Rosario Esposito La Rossa, la Spugnizzeria, Melito Scampino, quindi un libro napoletano. Ed effettivamente mi auguro che questo libro possa servire, e infatti andrò in molte parti d'Italia, a raccontare che cosa è stata l'esperienza napoletana. Perché poi di Napoli spesso si occupa il TG1, come ieri, perché c'è stato il grave, un gravissimo episodio del Cardarelli, vai sul TG1. Poi le tante cose che noi abbiamo fatto anche in questi anni, che sono battaglie anche di un modo diverso di costruire la politica. Abbiamo citato l'acqua, no? Che è venuta a piovere. Cioè, quello dovrebbe essere un elemento anche meritorio di essere portato in un TG nazionale, perché dimostra che puoi fare le cose diverse. Altrimenti sembra che è scontato che ci debba stare la privatizzazione, è scontato che ci debba stare la ruberia, è scontato che ci debba stare la guerra. Perché non dimostriamo che invece si può dare forza ai giovani? Come ha detto Rosario, e non sentirsi dire ogni volta: i giovani non si interessano di politica. Non è vero. Nella nostra amministrazione, anche con errori e anche con scelte che possono essere opinabili, io ho nominato due assessori, per esempio, che venivano da esperienze di antagonismo, venivano da esperienze di opposizione alle istituzioni, li ho avvicinati alle istituzioni. Poi possono essere state scelte anche non condivise da un pezzo di città, però Luigi De Magistris, che rappresenta un'esperienza rivoluzionaria, credo è stato anche il modo per dimostrare che bisogna osare. Lo dice anche Valeria Parrilla, no? Nel citare, dice, le esperienze, l'amministrazione di Luigi De Magistris si è osato assai, e credo che la città avesse bisogno di questa scossa, avesse bisogno di credere nella visione, di credere che si può governare per 10 anni e mezzo con le mani pulite, che si può credere in un governo autonomo, che si può credere di non doverti legare al sistema per sopravvivere. E che ci voleva? Se io mi legavo in un partito o mi legavo ai poteri centrali, magari a quest'ora sarei deputato, ma avrebbero detto: lascia Napoli e ti facciamo deputato. Io questa città non l'ho mai tradita. Quindi posso aver fatto delle scelte, delle cose che non avete condiviso, delle cose che non sono andate bene, ho commesso sicuramente degli errori,
ma non ho mai tradito questa città. Ho dedicato a questa città mai meno di 12 ore al giorno della mia giornata, spesso sono arrivato a 16 ore, a 14 ore, ho trascurato completamente la mia famiglia a cui ho dedicato il libro, ho trascurato affetti, ho trascurato per 10 anni della mia vita, attenzione, 10 anni della mia vita, non è per un anno, cioè per un anno ti sei dedicato ad altro. Io per 10 anni e mezzo, a cui poi vanno aggiunti 15 anni di magistratura, i 2 anni di parlamentare europeo, Napoli ha bisogno di passione. Cioè Napoli o ci metti passione, amore, coraggio, oppure etica, lo dicevo etica. All'inizio, no? L'etica credo che sia stata sì, altrimenti fai un'altra cosa, fai un incarico politico, istituzionale, ma io non l'ho interpretato in questo modo. Io l'ho interpretato come quel giorno che capii che avevamo la vittoria in tasca, quando feci il comizio conclusivo sul lungomare, avevo tutti i ragazzi sotto, c'era Rosaria, c'era il mare davanti, e io capii che si stava realizzando un sogno. Cioè io ho voluto dimostrare che nulla è impossibile, perché se io ragionavo a tavolino, la mia candidatura e la mia elezione a sindaco rientrava nelle categorie dell'impossibile. Io me lo ricordo perché ti seguivo con Canale 21, ti ho seguito io, all'epoca lavoravo per Canale 21 in esterna, non so se ti ricordi. Come no? E ti ho seguito io per Canale 21 e mi ricordo che le tue quotazioni erano praticamente bassissime all'inizio. Io non calcolavano proprio. Venni a... ma quel famoso 28%, però, fondamentale, al primo turno. No, là nessuno credeva veramente che io potessi vincere, quindi la narrazione era tutta praticamente... Perciò mandarono me a seguire lui. Ma ti ricordi? È impossibile. Cioè... Sì, però Luigi, poi sul lungomare vennero anche i politici, quelli giusti. Al secondo turno, mentre Paolo Antoni faceva solo al palco. Però sai, io capivo invece che ce la potevo fare, perché perciò dico, chi fa politica è chiaro deve stare sui giornali che sono fondamentali, la televisione, i social, ma mai perdere il rapporto con la gente, perché quella campagna elettorale, quel viaggio, quel cammino quotidiano, costante, giornaliero, ora per ora, mi faceva capire che la gente stava con me, cioè io potevo arrivare al ballottaggio e quindi vincere. Però io non mi sono fermato un attimo. Federica, cioè quella campagna elettorale, io per poter arrivare al 28%, io uscivo la mattina alle 8, tornavo la sera all'una di notte. Io mi ricordo, dovevo arrivare ovunque. Stavi sempre per la strada, sempre ovunque. Per la strada, camminavi, ti fermavi in ogni negozio, volevo raccontare questa cosa. Prego, raccontami. Le tre ruote. Allora, me lo ricordo. Guardate, queste, io me lo sono ricordato perché un anno fa, fece una riunione con degli imprenditori napoletani. Una riunione, questi imprenditori, alla fine, sindaco, però vi devo raccontare un episodio che è simpatico. Ho detto all'inizio della, quindi 10 anni prima, all'inizio della campagna elettorale, io mi ricordo un suo comizio a Fuori Grotta, a Piazza Italia, che era dove arrivai con un tre ruote, con due ragazzi giovanissimi, e mi seguiva un megafono. Abbassai su tre ruote e mi mise a fare il comizio col megafono. E questo qua mi ha raccontato l'episodio 8 anni dopo, disse lui stava là e si mise ad ascoltarmi per caso, mentre la moglie stava al supermercato. A un certo punto la moglie uscì, lui la chiamò, disse vieni, c'è un pazzo che dice che vuole fare il sindaco di Napoli. E così è stato. Cioè in realtà così è stato, perché io me ne ricordo i volti delle persone che all'inizio incontravo per strada, dove io mi fermavo, piacere, sono Luigi De Magistris, voglio fare il sindaco di Napoli. La gente lo guardava come per dire, vabbè. Però avevano anche un po' di rispetto, perché avevo una storia, ero magistrato, cioè lo sta, cioè dicevano, vabbè, però, cioè, senti, e tutti gli incontri che facevo, Moro Sare fa così con la testa, per esempio, invece i primi incontri che io facevo, la gente rimaneva così, cioè ti guardava, non faceva cenno, devo dire, né di assenso, manco di dissenso, perché dicevo cose di buon senso. Però dicevo, cioè, chissà, ma ce fa! Cioè, così era, vi assicuro. Poi dopo un poco, invece, superato il primo turno, il secondo turno c'è l'episodio che per me rimane proprio l'anima di Napoli, quando tra il primo e il secondo turno, verso Via Vergine alla Sanità, io crescevo, mentre prima all'inizio stavo con due persone vicine, là stavo con un sacco di gente, sti ragazzini col motorino, 4... su ogni motorino senza casco, età media 12 anni, sfrecciavano i testi, a un certo punto io capii che stavo vincendo quando mi chiamavano sindaco,
è perché penso sempre che il popolo sta un po' più avanti del risultato. Quindi sindaco, sindaco, sindaco. Allora a un certo punto questi qua, guarda, me lo ricordo come se fosse sindaco, sindaco, ma raccomanda la legalità. Allora io me lo chiama, disse, non si avviano per culo, scusami, ma state a quattro sul motorino, senza... Quello seriamente mi disse, ma quale legalità? Questo è una storia, noi siamo scugnizzi, cioè siamo a quattro, che vuoi che si, tu ci devi, e allora qual è la legalità per te? Ci devi liberare dalla camorra. E guardate che cos'è, guardate, no, la camorra c'è ancora, no, però, ma guardate che sanità... cos'è la sanità adesso. La sanità prima non si poteva entrare, no. Ma perché i quartieri spagnoli, vi ricordo un altro episodio, quartieri spagnoli durante la campagna elettorale, se facevano uno scippo a via Toledo, lo scippatore andava sui quartieri spagnoli per trovare protezione. Mi è capitato di vedere persone dei quartieri spagnoli che hanno pigliato Mariola e l'hanno consegnata ai carabinieri e alla polizia, perché i quartieri spagnoli sono diventati altro rispetto a quelli che erano 10 anni fa. Guardate, questa è una visione, cioè questa non è come ha scritto qualche giornalista, ma il merito del il turismo a Napoli perché c'è l'ISIS. Ma sì, ma va ISIS, ma sì, cioè, ma ci abbiamo creduto. L'immagine di Napoli dei rifiuti, se noi non toglievamo i rifiuti, non arrivava un turista a Napoli. E anche quando togliemmo i rifiuti, la gente a Napoli, sono testimoni, non voleva venire, perché andavi a cliccare, era Gomorra, Camorra, rifiuti. E allora, e poi mi ferma, poi magari se mi vuoi chiedere non mi fermo, l'ultima la voglio raccontare, mi venne l'intuizione. Dissi, come possiamo fare per migliorare l'immagine di Napoli nel mondo pur aver torto i rifiuti? E mi venne in mente un evento sportivo. Disse comunicazione sport. Cioè dobbiamo avere qualcosa, e sapevo che c'era la Coppa America che andava assegnata. Allora presi un aereo, andai a Manchester. A Manchester ci volevano i soldi, perché la Coppa America, avevo capito subito, ci volevano i soldi. Quindi andai a Coppa America, c'erano gli altri che portavano i soldi, cioè dice non c'è problema, portiamo la Valencia, non mi ricordo, 3 milioni di euro. Andava quell'altro, portatela, no, 2 milioni di euro. Arrivo io dagli americani, dico guardate, io ho soldi, però c'ho molto entusiasmo, sono stato eletto con volontà popolare e c'ho una cosa che non apprezzo, il Golfo di Napoli. Io vi propongo il Golfo di Napoli, il lungomare più bello del mondo, pensate, dicevo agli americani, pensate alle vele del Golfo di Napoli con Pozzuoli, il Vesuvio, Capri. E mentre parlavo, disse, cioè rivedevo, gli dissi, chi lo sa, speriamo che li ho convinti. Mi chiamavo, abbiamo scelto Napoli. Io mi ero venduto che eravamo bravi ad organizzare, non lo sapevo, perché era appena diventato sindaco, non lo sapevo. Abbiamo avuto, mi chiedevo, no, veramente non vendo, abbiamo avuto i complimenti dagli americani, non solo sulla bellezza, che non è merito nostro, ma sull'organizzazione. E sono ritornati nell'anno dopo. E dopo quella cosa là nasce, come hai ricordato, Rosaria, il lungomare liberale, che non era nel programma, perché pensare di pedonalizzare... Io non lo sapevo, no. Non ero pure io non c'ero ancora arrivato. Ma quando... dobbiamo fare il dispositivo di traffico, era un lunedì di Pasquetta, una giornata bellissima, e noi scendiamo dal Vomero... Avevamo dovuto pedonalizzare tutto e arrivo e vedo questa immagine, il villaggio della Coppa America, le barche a mare, il Vesuvio, e 200.000 persone che camminavano, quello con lo skateboard, quello con la bicicletta, il passeggino, l'anziano, il diversamente abile. E disse, madonna mia, perché iniziai dentro la mia testa, senza dirla a nessuno, questa cosa mi è fissa. E allora, come spesso accade, che non concordo con nessuno, arriva un giornalista, allora da domani si ritorna, no, questo sarà il lungomare liberato. Allora chiudete il lungomare? No, io l'ho aperto. Ma che è aperto? Tu hai chiuso il lungomare? No, l'ho aperto. Chiuso alle macchie, aperto, feci uno contro tutti, con tutti i ristoratori nella mia stanza, 30 ristoratori, uno addosso all'là, ci fai fallire, San Miuren, Nunzi Buono, Teneiaca, io dissi datemi qualche mese, sì, passarono 6 mesi, vai a vedere, avevano 5 dipendenti, mo ce n'hanno 50 ognuno di loro, e quando andavo là scherzando, ah vabbè adesso cambio idea, lo chiudo un'altra volta, allora dice ma tu sei allora veramente pazzo. Allora vi potrei raccontare tante cose,
voglio darvi una dimostrazione che queste sono tutte le cose che queste ultime vi ho raccontato senza soldi. Quindi non è vero, i soldi servono per migliorare i servizi e questo è chiaro, gli autobus sentono i soldi, però non può essere manco l'alibi. Cioè le cose fatte in questi 10 anni è friggere il pesce con l'acqua e dimostrare che il pesce può essere buono anche senza olio. Senti Luigi, sindaco di strada, ripeto, a me questa cosa mi... però lo voglio sentire un attimo dalle... Sindaco di strada è stato il momento più difficile, lo sa, perché ancora l'incubo della magistratura. Cioè procedimenti penali su procedimenti penali, pensavo un incubo lasciato alle spalle, un processo che proseguiva, un processo assurdo, convinto che veniva assolto in primo grado, arriva sta condanna incredibile per una vicenda di tabulati, poi sono stato assolto, c'era sta legge Severino, mi arriva la sospensione. Tutti quanti, chiaramente, tutta l'opposizione, tutti i giornalisti, no, ti devi dimettere, anche quelli che mi dicevano, ma è una porcheria, però sai, ti devi dimettere, ma io ho subito tante di quelle ingiustizie, ma devo pagare pure per quelle ingiustizie, ma questa è una cosa gravissima, è fatta apposta, pensai tutta la notte. Dario Del Porto, che prima stava qua, credo che se ne andava, mi mise il microfono, disse, tu mo che fai? Non me l'ero preparato, faccio il sindaco di strada. La mattina, prima iniziativa, mostro la dottore Mar, mi porto il taccuino, scendo e dico, vediamo come va a finire. Capace che la gente dice, finalmente, t'hanno fatto male, va a te. Cioè, fu una cosa non commovente, di più. Cioè, fu il popolo che decise. Perché se il popolo, basta, manco che mi contestava, si girava dall'altra parte, io ero finito. Il popolo ha scritto la storia, perché mi ha dato la forza, io non avrei mollato, ma sarei caduto, è evidente. Un mese in mezzo alla gente e un consigliere comunale di destra dell'opposizione mi disse in consiglio comunale, quando fu riammessa, guarda, tu sei stato un genio. No. Tu puoi anche non fare la campagna elettorale, tu le prossime elezioni fai 2 anni, già lì. Così è. Sei stato un genio. Cioè, guarda, io ti ho visto in questo mese... Cioè tu hai avuto la capacità di fronte a tutti i poteri che dicevano che te ne dovevi andare a reggere un comune senza sindaco, senza partiti, con tutti i giornali contro, con la gente, fino anche con quelli che non mi avevano votato. E questa è l'anima nobile del napoletano che ha capito che quella era una porcheria e quindi se io dovevo cadere in modo onesto, non dovevo cadere con l'arbitro comprato nella partita. Dovevo cadere perché perdevo, ma non perché truccavi la partita. Guardate, questo io lo racconto perché la forza di un popolo, come la canzone dei Gregori, la storia siamo noi, certe volte il popolo perde la consapevolezza della capacità di scrivere la storia. E io sono testimone vivente, e l'ho voluto raccontare, di come il sindaco di strada, o il lungomare con la gente che è scesa, o anche tanti altri episodi, cioè sono fatti popolari, ci sembrava assurdo camminare in bicicletta per Napoli. Io tenevo la passione della bicicletta, mia mamma buonanima un giorno disse, Luigi, tu devi togliere questa passione della bicicletta, perché a Napoli in bicicletta non si può andare. E molti di noi siamo convinti, siamo cresciuti, sono cresciuto con l'idea che a Napoli in bicicletta non si può andare, ma non è vero. Ma io mi ricordo quei pazzi a Via dei Mille, il figlio di Ulderico, Dario, che arrivavano, quelli che si scampanellavano con le biciclette 20 anni fa, tipo 15 anni fa, scampanellavano, dicevano, vedi questi scemi, la bicicletta per Napoli è quasi impossibile. Invece hai portato le biciclette. Cioè ho portato l'idea che fosse possibile. E poi una cosa, consentite, perché su questo poi ho pagato il prezzo della mia vita, che voglio dire, per qualcuno è scontato, ma vi assicuro che nelle istituzioni è minoranza la gente libera e onesta con le mani pulite. Ce ne hanno governate 10 anni con le mani non pulite. Più. Mai un'inchiesta. No, ma di più. E guarda che là il potere lo tocchi. Là, come dire, gli appalti, le gare, i piaceri che puoi fare. Cioè, queste cose sono cose importanti. Abbiamo ridato orgoglio a una città. Cioè, quindi adesso, come dire, io ho voluto scrivere questo libro proprio per questo. Io vorrei dire una cosa di esperienza personale. Ora è finito il mio mandato, per fortuna insieme con la tua sindacatura, il mio mandato al consiglio d'amministrazione del Mercadante, no? Dove, che adesso è ridiventato, perdonatemi se...
un posto di potere, cioè là non è, non c'è una poltrona, non c'è una retribuzione, anzi io non potevo neanche lavorare a teatro, però io con gli altri rappresentanti abbiamo rappresentato lui con lo stesso spirito. Adesso c'è la Christellen, ci sono quegli altri che si sono, cioè è diventato di nuovo un simbolo dei poteri. Noi non eravamo nessuno, io, Roberto Lavasci, Patrizio Rispo, cioè eravamo due attori e un professore. E siamo stati scelti in base all'amore che avevamo per il teatro e per poter... Questo è stato l'insegnamento. Adesso il mio timore, perdonatemi, è che Napoli diventi, come dire, come se i governanti fossero, come dire, rappresentassero il potere. Dobbiamo controllare, fare un controllo popolare. Mi ricordo, guarda, il direttore generale, per esempio, che nominai di un'azienda, attraverso una procedura di, come facevamo sempre, una manifestazione di interesse pubblico, le persone, e nominai questo qua, che io non lo conoscevo. Questo qua poi mi chiese praticamente un incontro dopo qualche giorno e mi volle dire: guarda sindaco, io sono allibito del fatto che io non avrei mai immaginato di poter essere nominato senza conoscere nessuno, senza avere una raccomandazione. Ma quanti? Non so, per esempio la nostra, ma oggi non l'ho vista, non so se è venuta, Donatella Chiodo, che poi è diventata assessore, cioè lei fece una domandina, ma quanti? Cioè tutti in realtà, quasi tutti è così. Cioè tutte persone nominate, scelte in base, poi per carità anche con degli errori, io l'ho detto, anche con delle valutazioni che poi magari sono andate anche male. Sì, ma senza però non c'era interesse, non c'era interesse personale, non c'era interesse privato, cioè c'era sempre... Trasparenza. Per amore della nostra città. Però io vi voglio ringraziare, voi che state qua, i tanti che ho incontrato, perché veramente non è retorica la mia forza, ho detto più volte anche in qualche intervista, il mio partito veramente è stato il popolo. Ma perché, scusate, se vedete l'immagine, all'opposizione ho avuto per 10 anni e mezzo tutti i principali partiti, PD, 5 Stelle, Italia Viva, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. In quale altra parte d'Italia esiste una roba di questo tipo? Quindi se io non avessi avuto la forza popolare, ma non solo nel sostegno, anche nella critica, anche nel controllo, anche nella verifica dell'operato che faceva, non avrei potuto reggere. È chiaro che la mia esperienza di magistrato mi ha aiutato, perché chiaramente sapevo da chi mi dovevo stare attento, come ci si muove all'interno delle istituzioni, pure questa storia che per tanto tempo, il duello con De Luca... De Magistris litiga, ma qua litiga ormai è sotto gli occhi di tutti, facciamo prima a dire con chi non litiga, io è una cosa diversa, io sono stato un uomo e sono un uomo libero e autonomo. Guardate, ma a me, se volevo guardare alle mie cose personali, ma io quante volte me l'hanno fatto capire da magistrato e da sindaco che se io mi stavo zitto, se non difendevo l'autonomia, se mi giravo dall'altra parte, se mi legavo al sistema, io avrei avuto corsie preferenziali per fare tutto e mi avrei dovuto cedere a un modo di fare politica che non mi appartiene. Cioè quell'autonomia non è la difesa dell'autonomia di Luigi De Magistris, che io non devo, come dire, sono un uomo libero, io ho difeso l'autonomia della città. Quando Maurizio prima ha detto viceré e Napoli oggi non è capitale, io penso che in quegli anni in cui sono stato sindaco io non subivo né i condizionamenti dei governi né l'isolamento in cui De Luca ci voleva lasciare, ma nemmeno, consentitemelo di dire, i ricatti certe volte su alcune partite dello stesso, ricatti tra virgolette politici, del presidente del Napoli che mi metteva i tifosi contro per cercare di avere condizioni di maggiore favore su determinate cose. Io sono un uomo libero, io sono un uomo libero, cioè io posso sbagliare, ma non è che mi faccio condizionare, men che mai dai poteri forti. Allì mi faccio condizionare un bambino da un signore che incontro per strada che mi può dare un'idea in testa che io l'accolgo. Questo è un successo di Napoli, non è un successo mio. Cioè avere autonomia per una città è significato essere arrivato dove è arrivato. Napoli non arrivava là. Se io non fossi stato autonomo, un po' pazzo, libero, coraggioso, Napoli non arrivava ai posti dove è arrivato, perché quelli là non la volevano far arrivare a questa posizione. Perciò io sono terrorizzata adesso, devo dire la verità. Ma anche qualcosa che si inizia a leggere sui giornali, i denari arrivano, lo sa. Io ti posso portare la testimonianza che nelle istituzioni la maggioranza delle persone ha un prezzo, quindi non è libera. E poi c'è un pezzo che non è nemmeno onesta. Quindi sta anche a noi stare attenti, controllare, vigilare,
lo faremo da cittadini, lo faremo dal punto di vista politico. Io sono contento che in questi 10 anni, come ha detto una professoressa dell'Orientale in uno degli ultimi dibattiti che facemmo, io non mi ricordo manco come si chiama, una professoressa che fece un discorso bellissimo, disse: io voglio ringraziare Luigi De Magistris per l'aria fresca e libera che ha consegnato a questa città. A me questo mi fa piacere, di aver dato fiducia ai ragazzi, ai centri sociali, ai diseredati, agli ultimi, ai poi non sono riuscito a fare tutto, è chiaro, ci mancherebbe, però sono contento di aver lavorato sul sentimento di questa città, sull'emozione, sulla consapevolezza, sull'orgoglio, sull'identità. E mi fa piacere avere anche Maurizio, che comunque è uno che non ci ha risparmiato critiche, però poi va a cogliere, come Masullo, che qua abbiamo dedicato a Masullo, che non ci ha risparmiato critiche, però cioè, alla fine, diciamo una parola per tutti, noi siamo stati un'esperienza umana, umana, abbiamo ascoltato tutti, cioè siamo stati là, sempre, sempre, sempre su questo. Prego, se non parlo. Una domanda. Mi fermo. No, buonasera. Prego. Il signore che lei avrebbe potuto incontrare per strada, che avrebbe potuto darle l'idea che non aveva avuto, o perlomeno che non aveva manifestato, io l'ho votata per tutte e due le volte. Grazie. La prima perché credevo in lei, distinto. La seconda perché ho detto: è del Bomero, prima o poi lo incontro e qualche cosa gliela dico. Lei ha finito il suo mandato, quindi, però... Per incontrare, però sono vivo, per fortuna. Come dice? No, dico sono vivo, però per fortuna. No, me lo no, può no, dire. Ha finito il suo mandato e non può prendere una delle iniziative che io avrei voluto proporre, cioè? Alla quale probabilmente lei o qualcun altro avrà pensato e gliel'avranno pure suggerita. Ma secondo me Napoli, che tutti amiamo, lei in primis, è bellissima, ma è sporca. A cosa mira questo? Cosa voglio dire? Voglio dire che le istituzioni, e quindi lei, hanno fatto veramente poco per questo, nel senso di formare, di acculturare, di stimolare il senso di appartenenza dei napoletani, e proprio su quello stadio di cui lei parlava, perché non si sono diffusi dei volantini "ama la tua città come ami il Napoli"? Volantini no, perché sennò è deforestazione inquina. Volantini, insomma, fare qualcosa. La campagna sono... Perché non ami la tua città come ami il Napoli? Perché la sport? Allora, guardi, il problema c'è, cioè nel manifesti, senso... Manifesti, 6x6. No, no, ne rispondo. A Glasgow, allora... 15 anni fa, hanno fatto qualcosa del genere, perché la città era diventata sporca. Allora, guardi, le dico con sincerità, c'è sempre... Ho reso il mio pensiero. Molto. C'è sempre da migliorarsi tanto. Però ci sono 2 o 3 argomenti che per me sono decisivi. Forse lei, non so se ha sentito all'inizio l'intervento di Maurizio De Giovanni, non dobbiamo dimenticare da dove siamo partiti. C'è altro che carta di Glasgow, sigaretta a terra, o Napoli è una carta sporca come Rio Daniele. Noi non riuscivamo manco ad andare in un ristorante, talmente i rifiuti stavano al primo piano. E quella non è stata semplice risolvere quel problema, perché quando sono montagne non è che puoi risolverle con l'educazione, cioè là era un tema proprio di rapporti tra affari, camorra e politica, cioè là era l'emergenza rifiuti, dove facevano, e quel lavoro è stato prioritario. Poi, considerando che ai comuni non danno soldi, ci toglievano il denaro, quindi noi per poter migliorare ancora di più, cioè più spazzini, più spazzamento, più educazione, più campagne, prima di tutto, diciamo prima quello di purtroppo non abbiamo avuto e ancora non ci sono quelle risorse economiche sufficienti. Però attenzione, perché Napoli comunque con tutti i suoi limiti ha raggiunto, bilancio finale del mio mandato, un napoletano su 2 destinatario dell'umido e del porta a porta, la raccolta differenziata dal 16 al 40%, spazzamento meccanizzato, un'azienda messa in sicurezza, una filiera pubblica, quindi non il rischio di infiltrazione della camorra, un livello maggiore, su questo un po' dissento, cioè di civiltà. Cioè io ho visto addirittura, a proposito di conflitti, ho visto litigi in alcuni bassi dove una signora litigava con la vicina perché non sapeva fare bene il trattamento della raccolta differenziata. Però dobbiamo fare di più. Cioè una città come Napoli, che per me è la città più bella del mondo, merita di essere molto migliore di come lo è adesso. Però non basta l'educazione, qui non mi stancherò mai di ripeterlo, per fare un salto di qualità
non solo sui rifiuti, ma anche sui trasporti e su altri servizi pubblici, ci vanno anche soldi. Perché voglio dire, ecco, noi infatti, e con questo lo voglio dire perché non si legge sui giornali, nonostante questo, noi con i fondi europei che ci siamo andati a prendere, non quelli nazionali, noi abbiamo garantito un parco mezzi autobus che sono completamente diversi e nuovi, stanno per entrare in funzionamento i nuovi treni della metro, l'azienda dei rifiuti in sicurezza, l'acqua pubblica e tante altre cose. Quindi adesso lavoriamo perché la comunità napoletana sia sempre più attenta, più pedagogicamente portata verso il pubblico, verso il bene comune. E questo è un fatto anche di mentalità, diffuso, perché effettivamente è vero, se uno entra in una casa di un napoletano, difficilmente trova la carta a terra. Se uno va in una piazza di Napoli, è probabile che trova la carta a terra. Quindi è anche evidentemente una cultura della prevalenza della mentalità privata su quella pubblica. Noi dobbiamo tutelare di più. Io non ho visto molto impegno. No, questo no. C'è da dire che stato distratto lei. Che se si vede la città pulita, si è portati a essere puliti. Se si vede la città sporca, si è portati a buttare tutte le carte per terra, ma la butto pure io. Cioè, è un lavoro che si deve fare. Anche il turista che viene, la vede sporca, la vede sporca. Però Roma è molto più sporca di Napoli, per esempio. Diciamo anche questo. No, no, no. No, perché se no si parla sulle Napoli. Sembra che intervenire il signore da un sacco di tempo. Intanto volevo collegarmi proprio a quanto mi ha detto, che proprio mi collego a quanto hai appena detto rispetto a Roma. L'esperienza della tua consigliatura è stato motivo di orgoglio perché ha lavorato fuori Napoli. Questa è una cosa importante, cioè si è restituita la dignità dei napoletani che non erano a Napoli. Io ho avuto modo di lavorare a Roma per anni e sono diventato, era un vanto essere di Napoli. A Roma è una città appunto che, come diceva adesso lui, il sindaco, è sporca più della nostra. Quindi intanto, cosa che non è accaduta negli anni precedenti, nei 40 anni precedenti della mia vita, per la prima volta sono stato orgoglioso di essere napoletano anche fuori dal mio quartiere, io sono romerese, anche fuori del Romero. E questo è un motivo per il quale ti sarò sempre grato, perché è un motivo di orgoglio che ha potuto fare in modo che io potessi esprimere il mio orgoglio di Napoli. Hai parlato dell'esperienza dell'America's Cup. L'America's Cup, come esperienza a volte mi è dimenticato, ma è stata fondamentale. Io ho avuto la fortuna di gestire i 100 studenti del Sostra Benincasa che hanno lavorato come volontari e per la prima volta c'era un interesse e una spinta verso qualcosa che fosse internazionale nella città. L'orgoglio di quei pochi studenti che sapevano le lingue potevano esprimersi con dei turisti che erano venuti per l'occasione. Credo che quello abbia dato la stura a tutta una serie di altre esperienze, anche sportive, ricordo anche il tennis e altri eventi che si sono organizzati, forse addirittura anche i giochi del Mediterraneo, possiamo immaginare. Le università, scusami. Esatto, tante esperienze che sono partite proprio da quelle. Quell'immagine che tu hai avuto era quella che vivevano anche quotidianamente i giovani operatori, la settantina, 100 studenti volontari tutti, che insieme all'ACN, che era creata questa associazione che fu creata al momento, potremmo dare loro contributo in quella che per me è stata un'esperienza personale indimenticabile, ma credo che per tutta la città. Quella ha dato sicuramente. Ha dato uno slancio a questo. E poi voglio dire un'altra cosa, l'importanza di questo libro. Quando siamo, è bello, ok, ma è importante perché quando siamo anche confrontati su un tema, si tende ad avere, per chi ci, diciamo, chi ci sostituisce al potere, quella che è quell'operazione di dannazio memoria rispetto a chi ha lavorato bene prima. Forse perché non si regge il confronto con quello che è stato rispetto a quello che ci verrà proposto, tant'è vero che non è stato ancora proposto e fatto di concreto nulla. Quindi l'idea che attraverso un libro ci sia un racconto fermo, con le immagini ma con la narrazione di quello che è fatto, credo che sia di fondamentale importanza, ma non solo nel racconto del passato, ma anche nella critica del presente. Ma io per questo, grazie, io per questo l'ho scritto il libro. Come scrissi per esempio il libro che ha citato Maurizio sulla magistratura, che ero incerto se scriverlo, poi sono stato contento di averlo fatto perché è un testo di memoria, innanzitutto anche di ricordo delle persone che ti stanno più vicino, cioè ho pensato se mio figlio un domani vuole sapere che cosa mi è accaduto, sì, io lo posso tramandare via io in maniera orale, ma a distanza di anni tu puoi dimenticare qualche dettaglio, per questo ho scelto le fotografie. Perché credo che in quelle fotografie chiunque, soprattutto chi con me ha vissuto di più questi anni, ma chiunque, anche un turista si riconosce, perché sono proprio pillole di vita. E poi è vero quello che hai detto, l'ho detto anche io prima, mi pare, la Coppa America fu la svolta.
cioè sì, nei social si cliccava, e quindi andando su Google cliccavi Napoli, ti cominciava a passare l'immagine non più dell'emergenza rifiuti ma dell'evento sportivo, e quello è anche il lungomare che è diventato, è stato un processo lungo, non è che è stato ci pare tutto ridotto, perché la pandemia da una parte, dall'altro passa il tempo, quindi sembra tutto schiacciato in pochi minuti, ma stiamo parlando di 10 anni, e 10 anni dove comunque gli avversari e i nemici di Napoli sono stati tanti. Cioè io su questo vorrei un po' più di attenzione però delle persone, cioè capire che quando alcuni esponenti politici nazionali hanno reso confessione dopo che io ho finito di fare il sindaco ed è stato deliberatamente detto adesso possiamo dare i soldi, finisce l'embargo, finisce l'embargo, perché di questo è stato, cioè attenzione, l'embargo, cioè non è, è colpire De Magistris per affondare Napoli e il suo popolo. Cioè questa roba io non lo dico per spirito di vendetta, di rancore o di avversità politica, che non mi frega niente, anzi per me è quasi quasi una medaglia, non direi di guerra perché questo tema non lo possiamo usare, una medaglia di vita, al valor civile. Cioè significa che questi hanno deliberatamente agito, che rimanghi verbalizzato quello che sto dicendo, deliberatamente agito per fare in modo che le aziende fallissero, per fare in modo che il comune saltasse, per fare in modo che allora quel cambiamento non ci potesse essere più, perché come ha detto Maurizio a proposito dell'orgoglio, io dico anche a proposito dei risultati ottenuti, oggi ci sono, domani non ci sono più, e questo è un fatto grave, cioè vuol dire che loro sono arrivati al punto che per colpire un avversario che evidentemente dava fastidio perché era autonomo con tutti i suoi diritti, sono arrivati al punto di colpire la città, e anche le battaglie, mo vedo Marco che saluto dietro, Marco Esposito, anche le battaglie sulle ingiustizie, le discriminazioni sul tema della distribuzione del denaro pubblico nel nostro paese, dalla spesa storica all'autonomia differenziata, le discriminazioni territoriali, guardate, non è facile reggere. Noi parliamo sempre degli errori, però adesso è venuto anche il momento, proprio perché io non ho voluto fare un rendiconto, signori, se faccio il rendiconto lo vinco. Cioè se io faccio una conferenza stampa, scrivo un libro delle cose fatte e non fatte, lo vinciamo e sfido chiunque. Io oggi invece voglio fare un ragionamento diverso, cioè voglio che la gente sappia, non delle cose fatte e non fatte, sappia anche di quello che è stato messo in campo per farci fallire. Cioè questo è il tema che è grave. È grave perché non è un attacco a me, perché io sono abituato, l'ha detto Rosaria, quando tu nel tuo intervento hai detto Luigi ha sempre avuto i poteri contro, quindi io non è che mi aspetto una cosa diversa, perché a me me l'hanno detto a giugno quando mi sono insediato, me l'hanno detto, se ti vuoi salvare ti devi agganciare ai partiti romani, ti devi agganciare al sistema, devi privatizzare, devi entrare nel sistema, questo è, nel sistema, o sistema, e chiaramente non è così. Cioè non ci sono entrato, e allora è chiaro, ma non ci sono entrato, non per dispetto, per difendere la mia Napoli, perché se c'entravo tutto quello che avete visto non c'era. Quindi questo è un patrimonio che adesso va difeso dalla collettività, ognuno scegliesse quello che fare. Cioè io penso che un patrimonio è una parentesi, le rivoluzioni non possono durare. Sì, io ho commesso l'errore di non aver costruito dopo di me magari un'alternativa riformista, ma... la mia e la nostra è stata un'esperienza nel bene e nel male, rivoluzionaria, con tanti difetti, con tanti errori, rivoluzionaria, con il limite e il vantaggio di reggersi molto su una persona, che non è un egocentrismo, è così. Cioè io ho avuto un rapporto diretto con il popolo, poi ho avuto tanti assessori, tanti collaboratori, tanta gente brava, però c'era il rapporto diretto. Questa rivoluzione doveva terminare. Dopo la rivoluzione poi ci può stare il riformismo o la restaurazione. Noi abbiamo commesso l'errore a non creare le condizioni per un riformismo illuminato, ed è un errore, ma un errore dovuto al fatto che io lavoravo 14 ore al giorno e non ce l'abbiamo fatta a costruire un riformismo illuminato. Adesso c'è la restaurazione. La restaurazione può essere anche più bella della rivoluzione, ma è la restaurazione. A noi compete vigilare che però non ci sia un ritorno a stagioni opache, che non ci sia una gestione opaca del denaro pubblico, che non ci siano queste cose qua, e questo spetta a ognuno di noi poterlo fare. Noi pigliamoci quello che ci siamo conquistati, cioè la bellezza che ti ferma gente di fuori
che è tornata a Napoli, è contenta, sono milioni di persone, quelle milioni di persone sono affascinate dalla nostra città, con tutti i limiti che diceva il Signore, con tutta la carta sporca. Non sono limiti, per carità. No, no, nel senso limiti, contraddizioni. Tutte le cose che ha detto, però era una sua cosa che voleva dirle. Grazie, ma infatti io mi cresco e mi formo e miglioro e faccio anche autocritica, grazie proprio al confronto con la gente. Il confronto con la gente è sempre a perdere su certi aspetti, perché quando io incontravo qualcuno per strada, anche quello che era un mio sostenitore, quando lo incontravo non è che mi diceva ah che bello questa, che bello questa, che bello questa, mi diceva però che la foglia che è caduta ne va carina, e aveva ragione. Quindi questo non è semplice, però quella è stata la forza, perché ascoltare tutti è significato avere innanzitutto rispetto nei confronti del cittadino, ma anche creare quella connessione e quel legame che mi ha fatto reggere fronte ai poteri. Quindi è stato il potere popolare, un potere autonomo contro i poteri tradizionali. È chiaro, in un paese democratico tu non vorresti che questo ci sia, ma ci ho provato in tutti i modi, ci ho provato in tutti i modi. Ma quando la volontà era quella di far soccombere chiaramente questa esperienza, insomma abbiamo... Solo una domanda, se puoi rispondere, che ne pensi del patto per Napoli? Usare il patto per Napoli ha degli elementi positivi, perché il riconoscimento comunque della fondatezza delle nostre battaglie. Quindi anche il sindaco Manfredi, tutti hanno dovuto riconoscere che quelle battaglie erano giuste. Però ci sta un aspetto negativo che è quello che ho detto prima. Cioè io non ho mai visto che in campagna elettorale esponenti di governo annuncino che se viene eletto un sindaco, a quel sindaco saranno detti i soldi. Cioè tu ti aspetti che un candidato... No, il candidato tu aspetti che... non mi candido, se allora, non mi diciamo che il governo non avrebbe proprio potuto dirlo, perché ci stavo io che facevo il sindaco, che avrei potuto dire, ma io sono un galantume, non ho fatto campagna elettorale, avrei potuto dire, scusate, voi state dicendo che al prossimo sindaco gli date i soldi, e perché a me per 10 anni non me l'avete dati? E vabbè, ma non ho mai visto... esponenti di governo durante una campagna elettorale dicono se votate Paperino vi do i soldi, è come dire se votate Paperone non ve li do. Poi non solo, finisco io il mandato e fanno il patto, va bene, allora il lato positivo è che arrivano i soldi, o lato negativo è che non è sbacco, con Papa Manuia è un mezzo pacco, perché non sono i soldi di cui Napoli ha diritto. La battaglia sul debito ingiusto che tu hai citato è una battaglia non del debitore che non vuole pagare il debito, altrimenti è troppo facile, tu fai un debito e non lo vuoi pagare. Debito ingiusto significa che il debito che la città e i napoletani non hanno mai contratto, perché il debito ingiusto è il terremoto dell'80 dove noi dobbiamo essere risarciti, non è che l'ha fatto lo Stato con la ricostruzione, ha fatto debito, e l'emergenza rifiuti che l'ha fatto lo Stato col commissario dell'emergenza rifiuti. Allora siccome ho stanato questo facendo l'osservatorio sul debito, il professore Maddalena, i ragazzi di Na, abbiamo fatto uno studio, tanto è vero che mentre prima quando noi facevamo le manifestazioni sul debito ingiusto i nostri avversari politici facevano la contromanifestazione a Piazza Trieste e Trento, dove dicevano che era la retorica di De Magistris la scusa, adesso tutti, anche Manfredi ha ammesso, aveva ragione De Magistris, il debito ingiusto l'hanno ammesso tutti. Allora se l'avete ammesso ora era il momento, certo non ne ho beneficiato io, però almeno risarciamo i napoletani. Invece hanno fatto un patto dove praticamente è un debito, che questa volta lo facciamo noi, lo paghiamo noi col 2023, cioè l'anno prossimo, oltre al caro bollette, il caro energia, Putin, Zelensky, Biden, Johnson, la NATO e tutto quello che pagheremo, ci sarà anche l'aumento dell'IRPEF dal 2023, non solo, ma anche l'aumento di alcune tasse aeroportuali e quanta. Quindi lo paghiamo noi. Quindi alla fine stanno dando i soldi all'amministrazione locale, che poi adesso bisognerà vedere se sono in grado. Ecco, quindi torniamo alla politica, e quello che fa un po' la rabbia di De Giovanni che diceva prima, che c'è anche qualcuno che alla fine ha detto ma io allora voto così perché a quello gli danno i soldi, e questa manca una bella cosa, hai capito? Quindi noi dobbiamo vedere se questi soldi però vengono spesi, perché non è che i soldi automaticamente si tramutano in opere pubbliche, in servizi pubblici, perché è complicato. Cioè finora tutte le cose che noi stiamo vedendo sono tutte cose che abbiamo programmato noi, dalle piante agli alberi, agli autobus, ai treni della metro. Adesso vedremo, io da persona onesta che sono, se ci sarà un atto dell'amministrazione, però
non nostro, che aravano piazza municipio e dicono che hanno fatto loro in da 3 settimane piazza, cioè questo no. Indicate un atto che non sia l'aumento dello stipendio quadruplicato rispetto. Anche questo. Io quando raccontavo quanto prende il sindaco di Napoli, lavorando 15 ore al giorno, pieno di procedimenti, di denunce, di avvocati che ho dovuto pagare, avvocati personali che io dovevo pagare se facevo i porti aperti che accoglievo i rifugiati, che erano i rifugiati dalla pelle nera, Salvini mi denunciava, io mi dovevo difendere con i miei avvocati. Quando ho fatto la carta d'identità a Ruben, mi sono dovuto difendere con i miei avvocati e non mi sono mai lamentato. Il sindaco meno pagato d'Italia, 4.000 euro netti, mo Manfredi pio 14.000 euro, il consigliere di municipalità mo prende quando prendeva il sindaco, chi l'hanno trovato subito i soldi, va bene tutto, però almeno gliele diciamo queste cose. Allora io vorrei vedere adesso, non prendetevi i meriti dei treni della metro, cosa abbiamo fatto, incominciate a dirci, io voglio fare questo, e io ti dirò, beh, bella cosa, questa cosa mi piace, diranno altri, no, questo non mi piace, questo vorrei vedere, poi un po' che, così ci un po' che entusiasmo, cioè... Fare il sindaco di Napoli. Sì, no, dico. Mi fermo. Cioè, fa un sindaco di Napoli. È un'emozione. Cioè, magna dell'emozione. Cioè, non è che. Ma no, voglio dire, non è che. Non è che vai a tutti. Cioè, capito che voglio dire? Cioè, anche nel momento. Anche nel momento di. Cioè, un sindaco di Napoli. Un'altra figura, una volta. No. Io non volevo concludere fuori. Voi mi avete buttato qua dentro. Allora, io metto malleva. Faccio malleva e me ne vado. Federica Flocco, Alberto Della Sala, la libreria, io ci sto, non condividono e non partecipano. No, no, no. No, non partecipano alla libera manifestazione di Luigi Maggi, che è un uomo libero. E che dicono io, questo, io, no, poi dicono che stiamo in democrazia, perché giustamente in questi giorni noi stiamo, sai, si discute nel mondo e in Occidente ognuno può dire quello che vuole. Quindi posso dire quello che voglio. Mi assumo le responsabilità di quello che dico. Cioè che ci vuole entusiasmo per fare il sindaco di Napoli. Cioè, non è un'offesa. Non è un'offesa a nessuno. Cioè io sono stato un uomo pieno di passione, pieno di entusiasmo e pieno d'amore e che ho fatto tanti errori. Ho tanti difetti, non sono all'altezza, però l'ho fatto con passione, l'ho fatto con amore. Non sono con l'altezza dei giganti della politica. Bravo. Ah sì, no, mi chiedono una cosa seria, per favore. Federica Flocco mi chiede, mi siedo, così mi guarda. Perché chiuso il libro così. No, giustamente il libro è fatto anche di tanti ricordi e questo libro avrebbe emozionato anche Francesca Minna che ci ha lasciato. E tra l'altro Francesca Minna ha maggior ragione vive nei miei ricordi, perché grazie a Francesca Minna che la mia famiglia si è allargata, perché io ho da dicembre del 2020 un cane che me l'ha fatto avere Francesca Minna, e quindi questo è un motivo ulteriore in più per ringraziarla. E anche qua vedi, Francesca mi ha fatto scelte anche in parte prima, sì, diverse, poi non ha fatto, però la cosa bella, no, la presenza anche di Marco oggi qua, di Nino Daniel, sì. Cioè che alla fine anche qualche divergenza politica, qualche errore, qualche contraddizione, qualche conflitto, se noi rimettiamo a centro il rispetto, la reciprocità, l'umanità, vedi con quanti ci possiamo ritrovare e anche rivedere alcune posizioni. Quindi un ricordo sicuramente di Francesca. Dice, l'ultima pagina del tuo libro è proprio su quella, no? Sul rifugio cane. Degli animali. Che abbiamo fatto? L'ultima pagina sembra fatta apposta. Abbiamo fatto il cane, il luogo di accoglienza dei cani, la collina di Argo, sì, voluta da Francesca fortemente, non solo da lei, da tutti, sì, noi, certo, in un quartiere, certo, di periferia a Piscinola, dove c'è l'accoglienza dei cani, perché una grande comunità deve essere sensibile per gli animali, le piante, oltre che gli esseri umani. E noi siamo stati grandi, e chiudiamo con il cuore di Napoli, perché noi come accogliamo gli ucraini oggi, e lo facciamo con tutto l'amore possibile, con un popolo che sta soffrendo, con lo stesso amore abbiamo accolto i bambini con la pelle nera e gli occhi scuri che venivano dall'Africa e dal Medio Oriente. Questa è la grandezza di un popolo, questa è la fraternità,
Questo è il diritto, perché se il diritto vale per i biondi e non per i bruni, non è un diritto, è un privilegio che ti concede il padrone. Questa è la differenza tra la concessione e il diritto, tra il cuore grande, il cuore immenso e il cuore a metà. Nero a metà.